Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati con Tutto Sport, prima puntata del 2018, apriamo questo nuovo anno con l'hockey, in primo piano questa sera infatti l'Hockey Club Chiavenna, realtà storica della provincia di Sondrio, ne parliamo con il vicepresidente Flavio Giorgetta, buonasera Giorgetta. Buonasera. Ben arrivato, tra l'altro proprio in questo momento la vostra stagione ha affrontato il giro di boa, la regular season si è chiusa, erano state 22 partite per la vostra squadra e ora siamo invece nella seconda fase, una fase a gironi, giusto? Una fase a gironi, il campionato, le 12 squadre partecipanti al campionato sono divise in due gruppi, noi essendoci qualificati al decimo posto nella regular season partecipiamo al relegation round, un girone a 6 squadre, andata e ritorno, che qualificherà le ultime due squadre che parteciperanno ai play-off, mentre le altre disputeranno i play-out a fine stagione. Ecco, diciamo che il 2017 sarà chiuso con una bella vittoria contro Feltre Ghiaccio, era finita 6-2. Il 2018 è cominciato invece con una trasferta difficile a Ora, e lì avete subito la prima sconfitta. E poi c'era il derby questo fine settimana. C'era il derby giocato ieri sera. Con il Como a Chiavenna. Purtroppo il risultato non è stato positivo per noi, abbiamo subito una sconfitta per 6-4. Di partita combattuta. Partita molto combattuta, partita con qualche errore di troppo da parte nostra, però sono cose che capitano nell'hockey. La cosa ci complica un po' la corsa ai playoff, che ormai sono distanti 6 punti, la qualificazione ai playoff, però ci sono ancora 8 partite, quindi 24 punti in palio, può succedere di tutto. I giochi sono ancora aperti, guardiamo poi anche a quella che è la vostra storia, è dagli anni 70 che fate hockey. Dal 76, sì, stagione 75-76. Abbiamo festeggiato due stagioni fa il nostro 40esimo. Vogliamo ricordare i fondatori. Non vorrei dimenticare qualcuno. Però diciamo c'è per esempio il presidente Bonazzola, Lucio Guanella, che sono ancora presenti nel direttivo dell'Hockey Club Chiavenna oggi. Il ritorno molto gradito anche di Alberto Galleggioni, che era uno dei primissimi, tra l'altro. C'è una storia particolare su Galleggioni, giusto? C'è una storia particolare sui Galleggioni, padre e figlio, perché Alberto Galleggioni nel febbraio del 76 ha segnato il primo gol ufficiale. Il primo marcatore della vostra società. In una partita giocata a Piazza Torre contro il Bergamo. E suo figlio Edoardo è giocatore anche lui? Attaccante. Attaccante, l'anno scorso ha segnato il primo gol ufficiale dell'Hockey Club Chiavenna in Coppa Italia, in una partita di Coppa Italia disputata la stagione scorsa a Varese. Questa è la prima squadra che gioca appunto nell'Italian Hockey League, che un tempo era la Serie B. Campionato più ad alto livello giocato da squadre esclusivamente italiane. Perché poi la vecchia Serie A invece è transfrontaliera. Transfrontaliera, giusto? Con squadre italiane, austriache e anche, anche slovene. Benissimo, quindi questo è il vertice, poi c'è la base, tutto il lavoro con i giovani. E quello è importantissimo, fondamentale per una società come la nostra. Noi quest'anno siamo riusciti a presentare un Under 15 completamente chiavennasca. Per l'Under 17 alcuni ragazzi giocano nelle file dei Diavoli Sesto, quindi in collaborazione con i Diavoli Sesto, e poi ovviamente i bambini Under 11 e Under 9. Diciamo qualcosa anche sull'attrezzatura, quindi c'è il dischetto, poi bastoni e soprattutto i pattini. Chi li prepara? I pattini ad esempio? Ci sono degli addetti formati per preparare, perché il filo dei pattini per un hockeyista è fondamentale. Gioco che è fatto di tecnica, di rapidità nei movimenti e anche di fisicità. Di fisicità e soprattutto di squadra, perché essendo il gioco di squadra più veloce del mondo, certo, perché non ce n'è un altro che giocato alle velocità dell'hockey, è fondamentale il gioco di squadra, cioè il movimento, la coordinazione, gli schemi e la coordinazione precisa fra tutti i giocatori in campo. Parliamo di schemi, parliamo ovviamente di guida tecnica, c'è stato un cambio durante la stagione. C'è stato un cambio durante la stagione, l'anno scorso il nostro allenatore è stato Gianmarco Crameri, famosissimo hockeyista svizzero, con trascorsi nazionali, mondiali. Un nome, come si suol dire, no? Un nome, purtroppo abita a St. Moritz, è stato lui anche per la prima parte della stagione, poi purtroppo problemi personali e di lavoro non gli permettevano più di seguire la squadra come lui avrebbe voluto. Quindi consensualmente lui ha chiesto di essere lasciato libero,
Abbiamo avuto la disponibilità di Karel Blažek, che è un nome a Chiavenna e non solo, perché era già stato Chiavenna come allenatore alla fine degli anni Ottanta. Poi Un grande ritorno. un grande ritorno dopo tanti anni come allenatore delle giovanili del Lugano, 4 stagioni a Como. Vedremo come si concluderà questa seconda parte del La campionato. In ogni stagione. caso, insomma, è importante che il vostro progetto cresca. Stiamo lavorando anche per modificare l'assetto societario, nel senso che l'associazione sportiva ormai diventa un po' riduttiva per quel che è il livello del campionato e le attività della nostra società. Stiamo pensando a trasformarla in una società vera e propria, una società sportiva Certo. dilettantistica. Questo è il lavoro che affronteremo nei prossimi mesi per cercare di essere pronti per la prossima stagione, sperando, e vorrei approfittare per ringraziare anche tutti i nostri sponsor, che sono tanti, ma non sono mai abbastanza, perché purtroppo l'hockey è uno sport anche molto costoso. Quindi se qualcuno vuole aiutarci, Le è porte ben sono accetto, aperte. assolutamente. Grazie ancora, noi siamo in chiusura, quindi ci vediamo la settimana prossima con Tutto Sport, non mancate.